Prima del gran finale che vedrà impegnato il progetto Agitamus alla chiusura di fronte al presidente nazionale Luca Pancalli, siamo venuti a far visita all'istituto comprensivo Porcusatta di Quarto Sant'Elena. Intanto grazie dell'accoglienza al dirigente Vincenzo Pisano. Un progetto che parte da lontano e che è entrato praticamente in maniera capillare in tutta la Sardegna. Credo che sia importante essere qua oggi. Sì, il progetto Agitamus nasce appunto dalla collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione, il CIP Sardegna e con appunto l'USR. È un progetto che, al di là di ogni retorica, aiuta molto i nostri allievi a capire l'importanza della disabilità nel mondo di oggi, in Italia soprattutto, dove tutte le infrastrutture non sono certo favorevoli ai disabili, e questo era un grande vulnus della nostra politica italiana, contrariamente a tutti gli stati europei e mondiali, dove non esistono le barriere architettoniche. E quindi il progetto mira non tanto a favorire l'introduzione proprio del valore della disabilità nel mondo di oggi, quanto a risvegliare le coscienze dei politici, che a tutt'oggi sono rimasti praticamente ciechi di fronte al problema della disabilità in tutti i suoi aspetti, non solo quelli fisici ma anche cognitivi, intellettuali. E quindi io ho accettato e ho caldeggiato la partecipazione dell'Istituto Porcusatta, che da anni è all'avanguardia sia nella disabilità sia nello sport. Noi abbiamo l'indirizzo sportivo, uno dei più importanti indirizzi sperimentali italiani, per cui con l'aiuto dei professori, con l'aiuto del CIP, con l'aiuto degli psicologi siamo riusciti a ottenere dei risultati molto importanti. E lo dico perché finalmente nella scuola italiana la disabilità diventa non un tema centrale così del dibattito in tema di riforme istituzionali, didattiche, metodologiche, ma diventa proprio il centro stesso dell'educazione, della formazione dei giovani. Inclusione, quindi, mi permetta di aggiungere, tutto tondo, soprattutto riferita a chi? A chi nella fascia d'età particolare riesce ad abbattere quelle famose barriere di cui si parlava prima. Riteniamo che sia una cosa meritoria che i ragazzi in primis incomincino a capire che la diversità può essere guardata in maniera diversa e presa proprio come opportunità di crescita. Sì, il tema dell'inclusione, che è entrato nella scuola italiana alla fine degli anni 70, poi con i provvedimenti legislativi, pensiamo alla legge 104, ma ancor prima alla Costituzione, ma che purtroppo non è ancora vissuta a livello di coscienza civile. Il disabile nella società italiana non è visto come una ricchezza per la popolazione, per la nostra cultura, è visto purtroppo come un problema. Per cui la scuola è un tassello importante, ma non basta, perché devono cambiare le menti, deve cambiare soprattutto la mentalità che vede nella disabilità qualcosa di povero. Il disabile è ancora considerato un soggetto debole, è ancora considerato anche dalla medicina un problema da curare. E io le faccio l'esempio degli Stati Uniti d'America, dove il disabile non viene neanche chiamato disabile, è un cittadino come tutti gli altri. Per cui noi siamo indietro di almeno 60 anni in fatto di disabilità. Quindi la legge 104 ha risolto solo in parte il problema appunto dell'inclusività di tutti.
Speriamo che possa essere un punto di partenza. Agitamus è qui per questo, la ringraziamo dell'ospitalità e andiamo a vedere quelli che saranno i lavori messi in itinere dai vostri alunni. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.